Ladies and gentlemen, Web Radio on www.sciuswebnetwork.net. Sta per iniziare e va ora in onda The Rock Band History, la rubrica musicale a cura di e con Gianluca, che vi parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo, qui su Science Web Radio in www.sciencewebnetwork.net. Puntata numero 53 e la numero 7 di questa seconda stagione, in onda tutti i giorni dal lunedì 18 marzo 2013 alla domenica 24 marzo 2013, ogni giorno alle ore 00, alle ore 6, alle 12 e alle 18. CET, Central European Time! Calorosissimo ben ritrovati a tutti quanti voi, cari amici web radio ascoltatori e naturalmente carissime amiche web radio ascoltatrici di Science Web Radio in Science Web Network, e ci potrete come sempre trovare nel nostro sito, il www.sciencewebnetwork.it, che è sempre in fase di ristrutturazione dal grande e mitico Science con il preziosissimo Luca, che lo stanno rifacendo, e quindi anche in questi giorni potrete andarlo naturalmente a cominciare a vedere con i primi risultati, ma come sempre il blog, il www.sciencewebnetwork.net, dove potrete peraltro sempre scriverci in maniera diretta e lasciare i post, suggerimenti e quant'altro voi vogliate comunicarci. Saremmo ben lieti di ricevere vostre notizie, fatevi sentire, mi raccomando. E poi ci trovate anche nella nostra solita pagina Facebook. In Facebook ci ritrovate con il nome Science Web Network. Inoltre le nostre caselle di posta elettronica dove inviarci email per contattarci e per qualsiasi cosa sono info@science.com per il grande capo Science e per Science Web Network in generale, e poi Gianluca per chi volesse contattare me direttamente, appunto a Gianluca@science.com per qualsiasi cosa volete che appunto io parli della vostra band, rock band, o volete venire ospiti in trasmissione, naturalmente nel consueto appuntamento dei lunedì sera con la trasmissione in diretta web, in cui di solito abbiamo sempre degli ospiti che ci parlano delle loro attività, eventi, iniziative e professioni. Allora fatelo contattando in particolare Luca a luca@science.com, che gestisce tutta l'organizzazione di Science Web Network, nonché il palinsesto. Quindi per fissare un appuntamento per venire in trasmissione un lunedì sera, sentite Luca, e naturalmente per usufruire degli spazi che il grande e mitico Science dà davvero a tutti, nel sito, nel blog, nei palinsesti delle varie trasmissioni, rubriche o programmi che vanno in onda, fatelo pure sempre contattando il mitico Luca. E poi in YouTube troverete le cose che il grande Science vi carica, naturalmente con il nome di Science Radio per il momento, ma anche lì il canale radio sta per essere innovato e rinnovato. Ed infine seguiteci con Twitter con il nome @Science, tutto attaccato minuscolo, e ci trovate anche lì. Bene cari amici, e ora finiamo riprendendo con la storia dei The Who. Allora, l'altra volta eravamo rimasti appunto alle ultime battute finali, e come avete visto anche quest'altra puntata ci toccherà parlare di questo gruppo, e speravo di finire nella precedente, ma le cose da dire sono davvero tantissime. Dicevo appunto, citavo le varie influenze che questo mitico gruppo, capitanato dal grande Pete Townshend e poi da tutti gli altri componenti davvero importantissimi, che con il loro approccio molto progressive per l'epoca naturalmente hanno dato spirito innovativo al rock, e naturalmente dicevo anche dando soprattutto linfa vitale a tutti i vari gruppi che hanno suonato sia i loro pezzi come cover, ma anche prendendo il loro genere. Anche si citava appunto in prima linea gli Oasis, ma non solo, i Blur, ma tanti altri, insomma. Ed ero arrivato a dire
nella precedente puntata, prima di finire, siamo arrivati appunto anche agli anni 2000. Loro stanno suonando e hanno suonato in giro anche in questi ultimi decenni, e ricordavamo che Ivan Allen avevano suonato Won't Get Full Again nell'album Live del 1993, Live Right Here Right Now, definendola esplicitamente come un tributo agli U, e nel 1995 i Fish hanno eseguito Quadrophenia per il loro secondo concerto annuale ad Halloween, davvero una cosa eccezionale, e naturalmente nel quale per tradizione eseguono l'album di un altro gruppo per intero. L'esibizione è stata poi pubblicata nel disco dal titolo Live Fish Volume 14, e naturalmente anche i Grateful Dead hanno suonato Barbara O'Reilly, praticamente tutti i gruppi all'inizio degli anni 90, così come i Nirvana, i Rush hanno pubblicato una versione di The Seeker in EP, e nel 2004 Feedback è suonata nel tour R30, detta all'italiano OR30, dello stesso anno. I Limp Bizkit, bellissimo questo nome, come l'ho detto, hanno pubblicato una reinterpretazione di Behind Blue Eyes, una delle mie canzoni preferite, insieme a tante altre, perché ne preferisco diverse degli U, mixata con la canzone dei The Verve, Bittersweet Symphony, ricorderete sicuramente, nell'album del 2004, Results May Vary. E Pinball Wizard è diventata un classico nei concerti di Elton John, che l'aveva interpretata nella versione cinematografica di Tommy del 1975, e i McFly l'hanno pubblicata come B-side del singolo dello stesso anno I'll Be OK, e suonata anche nel loro tour del 2005. Fish, ex Marillion, ha cantato The Seeker nel periodo di Songs from the Mirror. Molti altri artisti, da Buddy Rich a Richard Thompson, dagli U2 a Petra Haden, che ha cantato The Who Sell Out nella sua interezza, hanno realizzato cover degli Who. E la musica degli Who è ancora eseguita in pubblico da molte tribute band, come The Hooligans, Who's Next USA, Bergen, The Really, The Home negli Stati Uniti, o Who's Next UK, Who's Next Who's Who UK sempre, The Woodlums nel Regno Unito. I sostituti in Italia, e il cantante anche Luciano Ligabue, rende omaggio al gruppo nel brano Chissà se in cielo passano gli U, dall'album Fuori come va. La canzone Eminence Front appare nella colonna sonora del videogame Grand Theft Auto San Andreas, e la serie televisiva CSI, come appunto vi avevo detto anche in precedenza, quindi Crime Scene Investigation, ha per colonna sonora una colonna davvero importante e prestigiosa. Alcune canzoni degli Who, in particolare Who Are You? CSI, quindi Crime Scene Investigation, Won't Get Fooled Again, CSI Miami, e Baba O'Reilly, CSI New York, nonché Dr. House. E Michael Moore ha chiesto a Pete Townsend l'utilizzo di Won't Get Fooled Again per il suo documentario Fahrenheit 9/11. Naturalmente utilizzo che gli è stato negato, in quanto il cantante lo trova borioso, e perché favorevole invece purtroppo alla guerra in Iraq, a differenza del regista. Tuttavia va aggiunto che in tempi successivi Townsend ha dichiarato che, sebbene innegabilmente era stato favorevole all'intervento militare, ora, come milioni di altre persone, non è più così sicuro che fosse stata la scelta giusta. Gli Who compaiono anche in un episodio della 12ª stagione di I Simpson, dove cantano la canzone Won't Get Fooled Again. Bene, cari amici, e anche per questa volta con questo gruppo davvero abbiamo terminato, gruppo storico che io adoro. E vi raccomando, anzi mi raccomando, andateli a vedere se capitano dalle vostre parti, se suonano ancora in giro e se faranno concerti qui in Europa. Vi auguro un buon proseguimento e vi aspetto alla prossima puntata, appunto la prossima settimana, sempre qui su Saiuz Web Radio di Saiuz Web Network in www.saiuzwebnetwork.net. Mi raccomando, be happy, be safe, and don't let anybody put you and make you down. Let's get rock forever! Ciao a tutti e grazie! E ci vediamo presto! Ciao!